Siamo pronti, signore e signori, per il secondo appuntamento quotidiano con LCK. Abbiamo da Monchia contro Quan Dong Freaks, come promesso prima della pausa. E come promesso, anche abbiamo il cambio. Abbiamo un salterino e ballerino Moonboy pronto a farci compagnia. Tra l'altro, verdissimo di qua, arancionissimo di là. Bel abbinamento di colori. Una bella coordinazione. Sì. Effettivamente sì, se avessi... non so dove è finito il telecomando... telecomando delle luci, sì, un telecomando del... di tutto quello che è legato lì, quindi luce, vento e tutto il resto. Potrei anche cambiare leggermente la sfumatura del colore, però non in maniera estrema. Ci accontentiamo di avere questa bella coordinazione. Tra l'altro anche a livello di vestiario, diciamo il rosso complementa molto bene quel verde acqua che propone. Tutto bellissimo. Tra l'altro i colori delle due squadre, perché abbiamo da Monchia con il verde acqua contro i Quan Dong Freaks con il bianco, rosso, bianco, arancione, perfetto. È proprio... ovviamente ragazzi, fatto apposta. Abbiamo assolutamente pensata. Abbiamo assolutamente pensata. Non è quella che ho trovato nell'armadio prendendo stamattina facendo così, ma no. Prima di partire con la serie ricordiamo ovviamente contest cosplay al Rimini Comics questo sabato 16 luglio alle 17 sul palco di Piazzale Fellini 3, ci saranno vari cosplayer italiani a fare da giuria, quindi mi raccomando andate a partecipare e dite che vi abbiamo dato noi di PG Esports, ma per adesso occupiamoci invece di loro 10 giocatori che si affronteranno ora. Yes, Decay the East Side Slayer, mi piace molto questa definizione, questo forse è un termine un pochino più sportivo, tradizionale, ma la classifica est, la classifica ovest non sono altro che altri termini per indicare la zona bassa, la zona alta. La classifica est, quella che si trova a destra, è solitamente quella che, finita la prima colonna, procede sulla seconda, e da Monchia sono gli East Side Slayer, così definiti perché effettivamente vittorie estremamente convincenti con tutte le squadre, tutte quelle squadre che si trovano da quella zona est della classifica, per l'appunto. I Quan Dong Freaks si sono trovati in delle ottime circostanze recentemente, nonostante il Covid, nonostante i problemi domestici, così possiamo chiamarli, dei giocatori costretti a, appunto, giocare da casa. Adesso lo vediamo, tutti sono tornati sani e salvi alla LoL Park Arena, pronti ad affrontare uno degli avversari più difficili che hanno trovato nel loro percorso ultimamente. Certo, c'era quella settimana infernale per loro contro T1 GNG, dove sono pure riusciti a portarsi a casa la vittoria contro i T1, però la loro serie di vittorie che hanno accumulato, quelle due vittorie consecutive, se le sono portate a casa contro degli avversari un po' più malleabili. Il matchup tra Noguri e Kim, attenzione, questa è qualcosa che avevamo un po' sottovalutato, perché le performance dei Damwon Kia non stanno forse rispettando quelli che erano un po' i pronostici. I Quan Dong Freaks sono una squadra che ovviamente non ha tantissimo da chiedere alla classifica se non rimanere in zona playoff, ma ci sono loro due, i top laner dell'LCK, la nuova generazione contro la sostanzialmente nuova generazione anche lui, perché Kim comunque non è da tantissimo tempo che gioca, ma è comunque un nome che ha fatto davvero la storia della top lane. Sì, esatto, ricordo l'ultima volta che c'erano un po' di discussioni su Kim come uno dei migliori giocatori portati dall'LCK a un evento internazionale, magari persino uno dei migliori giocatori al mondo. C'erano persone che discutevano sul suo essere forse il top di quello che quell'annata avrebbe proposto. Era il mondiale del 2018 all'epoca, quindi quasi 4 interi anni passati da allora. Anche a questa edizione del mondiale dobbiamo sempre ricordarlo, infatti questo match segnerà la metà del percorso delle squadre, di queste due squadre, concludendo il loro giro d'andata. E
un matchup in top lane abbastanza interessante. Infatti anche il fatto che sia conservato fino in fondo, dandoci quindi un ritorno di questo scontro diretto Nuguri Kin, ma dopo, come vi ho iniziato la grafica, 727 giorni, praticamente 2 anni. I 2 anni di assenza di Nuguri, praticamente, anzi l'anno e mezzo di assenza di Nuguri dal competitivo, ma poi tanto altro da dover vedere. Un Nuguri che per alcune partite è stato anche il vecchio Nuguri, ma forse non è mai tornato davvero a quello sfoggio del meta del 2019-2020 con i Damwon. Ovviamente complice appunto il meta, complice il fatto che si sta giocando altro, che gli viene richiesto molto spesso di pilotare anche campioni come Ornn, come Gnar, che fanno un po' quello, un po' tirare fuori cose estremamente particolari. Certo, è vero. Oltretutto è difficile nel 2022 andare di cleptomanzia e ancient coin se entrambe quelle cose non esistono più nel gioco, quindi per forza di cose Nuguri sarà un po' ridotto a trovare questa sua piccola nuova identità nel ritorno, sì, che è un ritorno molto anticipato. Un ritorno anche qua abbastanza interessante, oltre al fatto di rivedere finalmente l'intera formazione in salute, tornare all'Oal Park Arena dei Quantum Freaks. Moham che continua a mostrarsi come pseudo titolare di questa squadra, un giocatore su cui i Quantum Freaks stanno scommettendo molto, un giocatore che dal suo call-up ha avuto delle performance, c'è da dire, non male. Non male, un win rate paritario per lui, un 50%, che ben si allinea a quello che è il 50% almeno sul match score dei Quantum Freaks. Dobbiamo ricordare per sempre che il game score dei Quantum Freaks non è fantastico, infatti nonostante i KT Roster con la loro sconfitta di oggi, con la loro vittoria di oggi, siano su un 4-5 in classifica, quindi leggermente sotto il 4-4 dei Quantum Freaks, hanno un game differential persino favorevole rispetto ai Quantum Freaks. I KT Roster stanno a meno 2 e Quantum Freaks a meno 3. Quindi basterebbe veramente poco per permettere a KT Roster di scavalcarli in classifica, raggiungendo così quella sesta posizione. E i Freaks devono cercare di vincere questa serie per impedire che questo accada sul loro metà di stagione. Chiaramente però l'avversario è tosto. E non solo il discorso della differential tra vittorie e sconfitte, ma anche se andiamo a vedere i game individuali, i Quantum Freaks sono 8-11 al momento con 4 vittorie, vuol dire che vincono solo quando vincono le serie. Non riescono a trovare sconfitte per 2-1, fondamentalmente, perché 4-2 fa 8, ed è molto facile anche per me, e come sappiamo la matematica ogni tanto mi ci intruglio un pochino. Abbiamo visto, nonostante le chiacchiere tra Nuguri e Kin, il matchup più importante è quello in corsia inferiore, perché Kin è bravissimo, certo, Nuguri è Nuguri, certo, ma quello che sta facendo Deokdam nelle sue migliori partite contro quello che può fare Teddy nelle sue migliori performance, penso che abbia pochi eguali all'interno dei 10 giocatori di questo roster, se andiamo a vedere matchup per matchup. Sì, in effetti i Quantum Freaks, io continuo a sottolineare quanto mi sorprenda la loro intelligenza, la loro capacità di adattarsi a virtualmente qualsiasi scenario. E devo dire, uno score di, guardando questo matchup, devi un po' immaginare un 4-5 per loro in previsione della finale del girone di andata. Non è esattamente quello che mi sarei aspettato vedendo questi ultimi Quantum Freaks, ma è più di quanto mi sarei aspettato vedendo i Quantum Freaks di inizio stagione. C'è stato un miglioramento costante per loro, a mio avviso, e guardando questa versione dei Quantum Freaks, guardando la loro possibilità di reinserirsi nel girone di ritorno, allora guardo a serie che per loro sono state sconfitte all'andata, come quella contro il Leaf Sandbox, quella contro i Nongshim Red Force, e penso che questi Quantum Freaks potrebbero tranquillamente scavalcare quegli avversari, soprattutto i Nongshim, che nonostante appunto alcuni momenti brillanti come quella serie contro i Freaks, sono rimasti sempre i purtroppo soliti inconcludenti Nongshim. Showmaker ha già lo sguardo da solo chi europea. Cosa sta succedendo? Non so se è un buon segno per i Quantum Freaks, sinceramente, questo. Perché avere già Showmaker indemoniato dal sistemare praticamente le impostazioni del client vorrebbe dire veramente avere la migliore forma di questo giocatore. Però sono d'accordo con quello che dicevi, specialmente allargando il discorso non solo al Summer Split, ma proprio all'intera season, come detto. L'intera stagione di Quantum Freaks è stato un crescendo costante, probabilmente per performance a inizio Spring Split, il peggior team di LCK. Veramente non riuscivano a trovare
nulla concretamente. E nonostante si parli tanto ovviamente del fatto che i Freaks, prima Freak e ora Quandong, sono da sempre la prigione dorata di Kin, forse era anche lui colpevolissimo in quell'inizio, perché a un certo punto anche lui aveva un po' mollato la presa. Adesso anche lui è tornato protagonista, tra l'altro il caso della vittoria contro T1 che hai citato tu, di una performance su Nognar paurosa, come mai l'abbiamo vista prima. Assolutamente. Kin purtroppo dai suoi tempi d'oro è venuta a mancare principalmente la consistenza, non certo l'abilità massima, non certo il suo tetto. Abbiamo visto un Kin assolutamente spaventoso questo split, così come però abbiamo visto anche un Kin abbastanza deludente. E queste sono problematiche che devi aggiustare se vuoi puntare nuovamente a trovare quell'ingresso ai playoff come hai fatto durante lo Spring Split, giocare magari per uno strappo, un allungo verso quel quarto slot per i mondiali. Dobbiamo ricordare, non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma basandoci su quelli che sono stati i metri di giudizio per tutte le edizioni precedenti, dovrebbero nuovamente toccare 4 slot per l'ingresso al mondiale all'LCK. E se il primo va a chi vince l'LCK, il secondo a chi è secondo in Championship Points, terzo e quarto si decidono attraverso il Gauntlet. E un Gauntlet, se i Quantum Freaks riescono a reggere il colpo in Best of 5, potrebbe essere il loro miglior amico. Ce l'hanno fatta gli Young Life, ce la possono fare davvero tutti a questo punto, ma è partita la prima Champion Select. Da Monkia contro Quandong Freaks, da Monkia dal lato blu della mappa via Kalista, dall'altro lato via Zeri. Sembra di guardare il secondo, che è la prima serie di oggi, perché qui sono gli stessi identici bump. Adesso via anche Poppy, adesso per la giungla dei Quandong Freaks. No, per adesso... perdonami. Almeno qua in LCK stiamo vedendo un po' talvolta di standardizzazione delle prime fasi di draft. Comunque vediamo regioni diverse avere priorità diverse, ordini diversi di guardare appunto verso eventuali ban, eventuali pick, eccetera. Ma la cosa che ormai sempre di più si sta solidificando qua in LCK è il avere quei 3, 4, 5 campioni che consistentemente vedi presenti tra primi ban e primi pick, ma poi soprattutto il fatto che sempre più squadre si stanno muovendo verso l'innovazione, la sperimentazione, il ok, campioni come Zeri, Lucian, Kalista sono bannati adesso, bene, che ne pensiamo di una Seraphine? Esattamente. LCK sta trovando un po' la strada verso l'innovazione e questo è molto fortuito per una regione che molto spesso era rimasta, dichiaratamente rimasta un po' bloccata dalla loro incapacità di adattarsi, e questo trovo sia un'ottima cosa. Vero, stiamo vedendo, lo dicevamo anche prima con Wally, non sono delle draft sempre innovative, quando sono brutte draft sono davvero brutte draft, ma quando riescono ad innovare le singole squadre tirano fuori veramente dei piccoli capolavori, quindi vediamo, siamo pazienti perché questa potrebbe essere una di quelle serie, considerando chi sta giocando. Arrivano Corki e Senna, e anche solo questi sono due pick che possono essere, forse un po' meno, però molto aperti per la creatività dei vari giocatori. Tra l'altro Showmaker che torna su un carry dopo aver praticamente one-trickato Lissandra in questa prima metà di split. Per quelli che hanno seguito i Damonchi attraverso tutte le loro versioni, vedere Showmaker tornare su un vero carry è sempre una bella vista, perché ormai sì, negli ultimi anni, nelle ultime edizioni, negli ultimi split, Showmaker aveva sempre più quell'identità da facilitatore, e molto spesso se guardi un po' anche i suoi compagni di gioco vorresti un po' di più da parte sua, soprattutto nei meta in cui non puoi esigere un forte ed efficiente e costante carry dalla posizione della giungla, hai bisogno di trovarlo altrove, e non sempre per i Damwonkia è stato facile inserire il ruolo di carry in bot lane o in top lane, quindi la mancanza di trovare Showmaker su uno di quei ruoli, il voler magari anche da parte di Monkia sperimentare, allargare il campo, dare più responsabilità ai lati laterali della mappa, non ha trovato grandissimo successo. Il Quandong Freak Special è quel momento. Gnar, Senn e Seraphine, tutte e tre insieme, come contro i T1. Sembra essere proprio questo il caso. Dall'altro lato abbiamo avuto Tahmkench insieme ad Aphelios, quindi comunque anche a Deokdam sarà richiesta un po' di efficacia nei fight con Kellyn a fare da cane pastore, fondamentalmente, per tenere a bada il suo agnellino in corsia inferiore. Sono due trittici veramente molto incentrati intanto sui fight,
ma anche sulle fasi un po' più tardive di partita. Tra l'altro 12.12b, ovviamente, se non siamo ancora in 12.13, quindi il core key AP è totalmente a disposizione, considerando il range che ha dalla sua adesso la composizione dei Quandong, dovrebbe essere quella la scelta di Showmaker, nonostante abbiamo ricominciato a vedere un po' di crit core key come vecchi tempi. Già, devo dire, non mi è piaciuto molto il movimento di draft dei Damwon Kia, di togliere quel Tahm Kench a fianco alla Senna, loccandosi poi nel dover mettere una Felios in mano a Doctam. Non che ci sia niente di male nel ruolo della Felios, abbiamo visto Aiming con la Felios nella scorsa serie avere una performance assolutamente mostruosa. Però sai molto bene che quando Freaks hanno altre frecce al loro arco, e non lo dico per caso, abbiamo visto anche Ashe giocata come eventuale fasting carry da parte di Teddy. Sappiamo che Senna Seraphine è una loro combinazione molto amata, e vorrei vedere adesso, a causa di ciò, anche un focus sul negare campioni come quello Swain, che bene ancora si incastravano nel cerchio di quella comp per Fate in corsia centrale, anche se con Corki a Felios hai abbastanza range da poter cercare di gestire la pressione di un campione come Swain, di tenerlo un po' at arm's length, come si dice in inglese. La minaccia dei Condon Freaks con il loro potenziale di engage, le prime volte che avevo questa composizione pensavo, ok, è molto forte, molto difficile da battere, però è efficace veramente solo se i tuoi avversari vogliono combattere a corto range, perché altrimenti possono riuscire a gestire le gittate più comodamente. Poi, guardandola sempre di più, mi sono reso conto che in realtà no, è una composizione che anche semplicemente con strumenti come il forte engage di un campione come Gnar, anche soltanto la movement speed che offre Seraphine con la sua W, può bypassare il vantaggio del range dell'avversario, perché semplicemente ti corre in faccia. È una sorta di quello che vedevamo un tempo con la combo Karma Olaf. Non ho un engage perché il mio engage è un barbaro che ti corre in faccia letteralmente, ed è velocissimo, non puoi fermarlo. Assolutamente d'accordo. Avevo il momento Dwight Schrute pronto per farti la question di questa draft, ma stanno andando talmente tanto avanti che ignoreremo quel ban di Ornn con Gnar già alloccato da Abon. Non c'è problema, non ne parleremo. Perché è arrivato Swain, come avevi citofonato tu, e quindi si continua ad avere quella non necessità di ingaggio, perché tanto gli avversari non possono davvero né abbatterti né raggiungerti. I Damwon Kia decidono di giocare dallo stesso lato di mappa, prendendo Gangplank. Saranno due squadre che si guarderanno dalle loro trincee, ogni tanto partirà qualche Yordle pazzo a cercare di forzare qualcosina, e forse uno dei due Yordle avrà anche un Monaco a dargli la mano forte, perché sembra essere questa l'intenzione di Canyon. Arriva il suo Lee Sin, tutto nelle mani di Canyon e Showmaker, per forzare i fight che non sembrano essere così facili, appunto, da poter accedere per quanto riguarda Damwon. Wow, Lee Sin che quindi arriva per Canyon. Abbiamo visto Lee Sin molto spesso in LCK, comunque tanti pick per il campione, molti dei quali in mano ai T1, però questo è effettivamente il primo Lee Sin di Canyon di questo split. Ed è un po' strano da dire, perché Canyon è stato, mi sento di dire di gran lunga, il jungler più creativo di questo split. Questo sì, è però il suo 13° campione unico, e per metterlo in prospettiva sono stati giocati 19 campioni unici nella giungla di LCK. Quindi ci sono soltanto 6 campioni che Canyon non ha giocato di quelli che sono stati giocati. È una cifra veramente alta per un giocatore che comunque ha dichiarato più e più volte in intervista, ogni volta che va in intervista e gli chiedono sulla giungla, lui dice, beh sì, in giungla puoi giocare un po' quello che vuoi, adesso penso che sia tutto abbastanza forte, abbastanza efficace. E lo sta mettendo bene in pratica con le sue selezioni di partita in partita. Tanti campioni anche soltanto in cifra singola di ripetizioni. E giusto per la cronaca, per andare a rispondere alla tua question di prima, era un ban verso Lorne mid quello, perché Fate ha proposto un paio di volte Lorne da corsia centrale, e a quanto pare da Monchia comunque hanno un po' paura di sia avere un Corki che friscala da un lato, ma anche avere quel forte engage e quello scaling che non ha bisogno, diciamo, di neanche prendere vantaggio. Se Corki scala perché Ornn non lo disturba, Ornn scala a prescindere. La domanda era quella, ovviamente, ma visto che sei andato avanti ho sorvolato come sorvolerà questo Swain probabilmente sulla corsia centrale, perché sì, effettivamente l'abbiamo visto anche in PG Nationals con gli Axolotl, l'Ornn che va a contenere Corki per poi liberarsi effettivamente nei fight e non dover gestire Yordle, ma mi preoccupava di più lo Swain di Fate. A questo punto vedremo chi dei due eseguirà meglio, chi tra i due team eseguirà meglio le proprie composizioni, perché i fighting stanno arrivando, i team stanno scendendo sulla landa degli evocatori, sono pronti tutti e 10 i giocatori a darsi battaglia. Vedremo chi la spunterà in questo primo game tra Damwon Kia e Quandong Freaks. Lo vedremo. Perdonatemi, perché ci sono delle cose interessanti da considerare. Appunto,
A drafti quando Frix a me piace da morire. Sì. Senna, Seraphine, Swain secondo me è una combo fenomenale, è fortissima e trovo anche assurdo il fatto che ogni volta che con Onflix hanno proposto qualcosa del genere e poi ne hanno parlato in intervista, hanno detto sì, non pensiamo sia una combo particolarmente forte, ci sembrano semplicemente campioni molto forti individualmente. Che è folle, perché sono campioni che si sinergizzano così bene insieme, lo Swain da mandato imperiale Rylai che offre rallentamenti costanti per sinergizzare ulteriormente con Seraphine, il sustain che porti con questa composizione sostanzialmente da doppio enchanter in bot lane più un battle mage che si cura sulla corsia centrale. Devi andare un po' a cercare i tuoi carry quasi altrove, ma quasi nemmeno ne hai bisogno, perché non ti servono i danni di un Aphelios, di un Corki, di un Gangplank, come era dall'altro lato, se semplicemente non vai giù, i fight li vinci per attrito, perché i tuoi avversari si esauriscono prima di riuscire a buttarti giù. E questo potrebbe essere un po' un problema se i Quantum Freaks rimangono particolarmente indietro rispetto alla composizione avversaria, perché la comp di Damwonkia ha un profilo di danni veramente alto. Corki, Aphelios, Gangplank, nelle fasi finali di gioco soprattutto, sembra un inferno da dover gestire, ma quel sustain ti aiuterà e soprattutto hai carte assi nella manica come Lee Sin, che gioca così incredibilmente bene contro il range grazie alla sua mezzona difensiva, contro tre carry che tendenzialmente vorrebbero mettere in campo le loro aggressioni da fuori del range, ma Elim subito, livello 2, gank diretto sì. In top lane. Sa che Nuguri ama giocare così i livelli 1 con Gangplank, che come vanno giocate a livello 1, però se c'è Xin Zhao... Il livello 2 di Xin Zhao è quello da temere di più. Il vento diventa fulmine. Nuguri deve flashare via. Arriva anche il proc di pesare l'immortale per avere un pochino di sustain in più. Ma adesso hai un Gangplank che è senza flash, che non ha più le stack di pozioni della corruzione, che vedrà Kin continuare a toccarlo dalla distanza. Questa è la condizione in cui vuoi tenere il Gangplank avversario, perché Nuguri, lo stavo dicendo, a livello 1 è fenomenale con il campione. L'ha pilotato anche nel PL con gli FPX. Mi ricordo di aver visto qualche game in cui ha fatto flashare l'avversario a livello 1. Non sarà più questo il caso. E lo vedevi anche da questa lane come si stava posizionando. L'entrare nel cespuglio, andare a cercare Kin sul corpo a corpo, ti fa capire che c'era proprio un'intenzione di giocare quel gameplay così aggressivo. Infatti penso che da parte di Alien sia stato quasi più un adattamento allo stile di gioco di Nuguri, che un piano diretto di entri, carichi sulla landa e mentre sei in caricamento dici oh, livello 2, gank top, mi raccomando, sì. Prendo red buff e arrivo. Era lì che stava facendo red buff, vede Nuguri giocare così aggressivo contro Gnar, ha detto a Kin, lascia fare, fallo pushare un attimo, dammi 2 secondi, sono lì e gli prendiamo il flash. E così è andata, adesso Nuguri dovrà chiaramente rispettare questa sua mancanza di risorse. Il resto della mappa, per carità, è un resto della mappa che preannuncia una partita anche abbastanza rilento. Sento di dire tutti i membri dalla mid lane in giù vogliono scalare sostanzialmente, se non sui terzi oggetti almeno sui secondi e più eventuali fattori esterni come anime per Senna o quasi un fattore di scaling dei tuoi alleati per Seraphine. Canyon qua evita perfettamente Elim, si sposta anche bene nel cespuglio per non far vedere l'arrivo Xin Zhao, poi però dovrà passare sul lume. È in trappola. War jump, perfetto, anche quello. Ottimo il movimento. Poi i ping arrivano comunque, quindi forse si aspettano, ovviamente, sapendo un pochino come funziona la giungla, Elim si aspetta che arrivi da quel lato. Canyon però, piccolo display di meccaniche. Immagino veramente Elim che va nella giungla, guarda un po' a giro, poppa la pianta, vede il blu buff anche lì, pensa, che diamine è Canyon? Non riesco a capire che pating ha fatto sto di Sim, c'è il blu ancora up, però è partito botside, ne sono sicuro. Eppure non è ancora... Dove diamine è andato? Ha preso il largo granchio. L'ha fatto ancora Canyon nel frattempo zitto nel cespuglio. Poi però Canyon vede il lume piazzato e allora c'è quella sensazione di oh no, se esco adesso sarà imbarazzantissimo. Perché saprà che ero qua tutto il tempo. E quindi il war jump non è stato per evitare di essere visto, per non dare informazioni, è stato semplicemente per risparmiarsi l'imbarazzo. È come quando dici ciao a una persona e poi vedi che la persona si incammina nella tua stessa direzione, nella direzione dove dovessi andare tu. Allora fai un giro più largo semplicemente per non dover sopportare quell'imbarazzo. Comunque per quanto riguarda il ritmo lento di partita, totalmente d'accordo, perché anche Gangplank è un campione sì che può trovare ancora qualcosina, però molto del matchup va... sembra una cosa di poco conto, è anche difficile parlarne tanto, così tanto, perché è un campione che vediamo così tanto spesso e quindi ormai si conosce bene come giocare, ma dipende proprio da quanto sustain di mana, e quindi senza pozione della corruzione fondamentalmente non può spammare i suoi parlay, non potrà trovare il recall comodo, in questo caso non lo sta facendo ovviamente. Quindi semplicemente dovrà attendere un po' più del previsto. Ma Kellyn fa flashare via Maam, che poi riesce a trovare grazie a Teddy anche un po' di trade back, immobilizzati lì i giocatori di Damwon. Ma
non riesco ad insistere. E lì mi ringrazia. Vine Invade ruberà i pollastri a Canyon. E si è preso già due scattol, quindi veramente non male per lui. Cioè, la saga del grattacapo di Ellen continua. Canyon però... posto sbagliato, costretto a flashare. Fate non trova la preghiera maledetta. Ma nulla di fatto. Appunto dicevo Ellen che va sul secondo dragon e dice: ma no, ma questo dragon è ancora vivo! Dove diamine è finito Canyon? Non capisco. E poi Canyon spunta in botlane con il blue buff e sei lì veramente vicino. Non ci capisco più niente. È veramente il miglior jungler al mondo. Era invisibile, mi è passato sotto il naso. Non me ne sono manco ancora. In ogni caso, prendere questo flash relativamente prezioso. Si sa, Lee Sin non il campione che è più triste se è costretto ad essere sprovvisto di quello strumento di mobilità. Ne ha comunque molti, molti altri. Forse un pochino più quando tieni livello 6, perché è un po' più difficile appunto in quel punto generare situazioni da insec, però non dovrebbero essere scenari particolarmente spiacevoli per i Damwonkia. Anzi, la situazione più spiacevole è che Canyon non stia riuscendo a mettersi in gioco prima di così. Comunque stiamo vedendo un po' di attesa da parte sua, nel senso non ci sono molte finestre, molti spiragli di inserimento e questo sta un po' penalizzando un Lee Sin che... per forza di cose deve un po' trovare la capacità di inserirsi nelle prime fasi di gioco o reggere il peso dello scaling con un enorme display meccanico, cosa che giocatori come Ole riescono consistentemente a fare. Canyon è dello stesso calibro, quindi dovremmo un po' aspettarci lo stesso, ma è comunque un peso da rispettare. Intanto c'è la preghiera maledetta, Showmaker ha un buon trade back, ovviamente non otterrà nulla in questo caso dal primo attacco perché è arrivato benissimo il trade di Fate, che ha l'ustione oltre che lo supremo, quindi facciamo attenzione eventualmente a possibili prime scremaglie. Sanno benissimo anche i Damwon, vanno a concedere questo primo drago della partita. E rilasciandomi al discorso su Canyon, visto che non sembra poter reggere al momento, almeno in senso stretto, il peso dell'early game, sono sorpreso di non vedere anche Deathwing in editore, perché sembra essere la moda dei Damwon. Non c'è la cleptomanzia, ma i gold li accumulano comunque. Kellyn trova di un pixel il knock up e poi Deathwing a flashare quasi perfettamente. Il bis ci cade comunque, ma cade anche Maum grazie alle cannonate di Nuguri che arrivano dall'altro lato della mappa. Già, ben fatto. Primo sangue conquistato tra l'altro appunto da quel gankling che dicevamo è un po' infastidito da quel primo gank. Lo vediamo anche la differenza in CS, stava accumulando sempre più a favore di Kin, ma questi 400 gold rimetteranno bene in campo il buon gankling che si era ormai asserragliato su quel vittore come speranza dello scaling, però questa è stata una bella boccata d'aria fresca. Ecco, un po' un peccato il non riuscire a infilare in quel kill credit anche Canyon, che ha cercato di infilarsi con la sua Q dalla gittata, ma Mom era già morto per allora. È un buon modo di punire una Seraphine a cui avevi già bruciato il flash in precedenza. Lodi da fare a Kellyn, perché questo doppio knock-up preciso, il primo per togliere il flash, il secondo per trovare l'uccisione e confermare l'uccisione, è stato effettivamente prezioso. Adesso le pozioni sono tornate e Nuguri si fa vedere in avanti. C'è anche la Shin. Ma Mohan però non particolarmente rispettoso di un Kellyn che lo mangerà, lo spedirà indietro verso Deokdam a concedere stavolta un'uccisione anche ad Aphelios. E stavolta però un po' vanno tirate le orecchie, perché prima avevi la scusa che ti hanno fatto bruciare il flash, adesso devi saperlo che Kellyn è così preciso. Già, a quanto pare... è sempre un po' un problema in queste azioni non sapere quanto effettivamente Mohan sa del posizionamento avversario, quindi per quanto ne sappiamo lui poteva essere tranquillo in corsia da solo e improvvisamente vedersi comparire un cerchio sotto i piedi che non aveva nemmeno del quale non aveva nemmeno visto il lanciatore in corsia. Ecco, magari appunto Kellyn sta giocando, immagino, molto bene anche sulla visione per continuare a trovare questi knock-up, visto che il tuffo negli abissi non è proprio l'abilità più facile da setappare del mondo, quindi sta facendo veramente un bel lavoro. Però soprattutto con il fatto che Teddy molto spesso non è lì in bot in ad accompagnarlo a fare un po' di presenza, almeno dissuadere, cercare di dissuadere gli aggressori da quelle volontà di engage, ma deve per forza di cose essere un po' più attento. Adesso, se non altro, il flash gli è tornato, quindi la prossima aggressione dovrebbe essere in grado di sventarla. Però, ecco, preferiresti tenertelo. Sì, preferiresti sicuramente potendo utilizzare meglio qua. Vediamo anche il replay dal pro view di Kellyn. Ovviamente appena tornato Mohan, qua è la prima uccisione, quindi è sfortunato, non poteva fare nulla. Ok, il preview delle cannonate semplicemente da parte di Nuguri. Molto comodo. No, lanci le cannonate senza nemmeno vederle. Guarda, qua addirittura fintando il recall, anzi lanciando il recall da parte di entrambi, completandolo,
per Doctam. Kellyn è rimasto in corsia semplicemente per tendere una trappola, quindi Moam sperava di avere il tempo di spingere via questa wave, e sull'ultimo CS è andato proprio a intercettarlo Kellyn, quindi usando veramente al massimo le sue capacità. Doctam ha fatto in tempo a recollare, tornare in corsia per conquistare quella kill, quindi anche abbastanza poco da recriminare qua Moam. È veramente un'azione da psicopatici quella che ha fatto Kellyn, per stare nascosto in un cespuglio per praticamente 40 secondi attendendo l'arrivo del botlaner avversario. E mi sento di dire, queste azioni da psicopati sono il motivo per cui Damwon hanno scelto questa botlane in particolare per sostituire Eril e Ghost. Perché facevano questo con i Nongshim, questa botte, faceva esattamente questo, si inventava dei pick assurdi, giocava in modo così sfrontato, e non ai livelli di Beryl ovviamente, però è quello che vogliono chiedere ai questi due giocatori. Già, appunto, d'altra parte devi rimpiazzare Ghost e Beryl, quindi ti serve comunque, esatto, un elemento di follia, di pazzia per forza di cose. Sì, non va bene. Un support neurotipico non fa al caso e da montia. Due uccisioni, quindi adesso complessivamente, tra l'altro anche appunto ben divisi, una su Felios e una su Gangplank, che danno un ottimo avvio ai Damwon Kia. Vediamo già 2000 unità d'oro di vantaggio dalla loro su questa composizione, che come avevo sottolineato, questo triplo a fondo, questo tridente d'attacco che scala così bene, un triplo DPS da late game, dove basterebbe che uno in realtà prenda il vantaggio, sì, e sei a cavallo. Il fatto che lo stiano facendo essenzialmente tutti e tre è ancora meglio. Sarà il divorare per Kellyn, ma ovviamente non è facile chiudere su Mamma Mora che ha di nuovo il flash, non deve neanche utilizzarlo. Giustamente Kellyn prova a cercare queste angolazioni, ma le visioni dell'impero hanno fatto capire anche che Fate si stava spostando. Showmaker al package, preso a 12 minuti, sì, perché comunque c'è il drago, e anche questo dettaglio da sottolineare, come sempre, adesso in poi i Diamond dovrebbero far capire agli avversari che giocheranno per avere il package in zona drago più o meno sempre. Già, i draghi dovrebbero rivelarsi anche abbastanza importanti, perché abbiamo la possibilità di trovare un drago del... potrebbe essere un Lando dell'Oceano, potrebbe essere un Lando Infernale. Lando dell'Oceano, mi senti dire, ha un po' perso la sua rilevanza nel corso del tempo, però con la composizione che hanno messo in campo i Quantum Fix ha comunque un grande valore. Alla fine sarà un'Anda montuosa, che forse delle tre è la meno divertente, però anche lì grande sinergia con la comp dei Quantum Fix, che vogliono giocare molto sul sustain, e quindi di conseguenza qualsiasi punto di resistenza extra è solo grasso che cola. Vuol dire che ogni HP bonus rigenerato da una guarigione, da una ombra penetrante di Teddy o da una W di Moam vale ancora di più. Contro il poke che può mettere giù Torchi, contro il Barili, molto importante. Canyon addirittura entra dentro, scalcia via l'avversario solo per non far dare la testata al messaggero. Hanno speso tantissimo, ma hanno speso altrettanto anche Quandon, e quindi è un trade estremamente a vantaggio, specialmente se consideri che Nuguri sta facendo crashare un'ondata e potrebbe prendere placcature. Showmaker sta facendo esattamente quello in corsia centrale. Questo è stato anche questo un piccolo capolavoro. Vuole divare Nuguri? Potrebbe farlo effettivamente. Quando l'ho visto andare così convinto al flash, alle cannonate, ho pensato, Kin, stai attento, oh, anche Kin ha il flash, però insomma qua, eccoci, Barile, attenzione. E connette, Nuguri velocizzato, flashano in entrambi, anzi uno in e uno out, ma comunque Nuguri lo voleva fare effettivamente. Dopo quei flash simultanei, tra l'altro, meravigliosi, li ho visti entrambi un po' ridacchiare nella loro player cam. C'è stato comunque un acknowledgement del momento un po' simpatico, un po' divertente tra i due. Grande vantaggio di gold sulla botlane, ovviamente c'è da aspettarselo, c'è una Senna dall'altro lato, però 2000 comunque gol di vantaggio per Doctam sono tanti su una Felios che si sta già iniziando a muovere verso il suo secondo jet a questi 14 minuti e mezzo. L'azione botlane sulle placature è stata veramente ottima, intanto l'intervento di Canyon sul messaggero. Il tuffo che non va a trovare Kin, Lognar per disincentivare, Canyon va in avanti, non ha il calcio, quindi semplicemente impensierisce un pochino Kin, ma riescono a ottenere il massimo forse da questa azione, ovvero un teletrasporto fatto utilizzare a Moam con, ok, le lane che sono state swappate, quindi comunque faceva comodo a Seraphine raggiungere la corsia superiore, però non al costo del TP sicuramente. No, questa è comunque una spell abbastanza costosa ancora, e soprattutto lascia scoperta la corsia inferiore. Nuguri potrebbe addirittura cercare di prendersi la torre. Però qua rivediamo appunto proprio quell'intervento sulla botlane. Ed effettivamente uno pensa, dice, sì, è vero, hanno speso tanto, ha lanciato in mezzo, ha ultato via, ha flashato per cercare di schivare il beast, si è preso comunque di strisce, ma poco importa. Quando uno pensa, vale veramente la pena usare tutto questo per
semplicemente negare una copaccia dal messaggero. La basta mettere un po' in prospettiva con... useresti quelle risorse per negare una kill. Perché a conti fatti è quello che ottieni. 320 unità d'oro. Praticamente, possiamo dire, la media di quello che ottieni da una kill più assist o di una kill senza assist. Un po' più di una kill senza assist, un po' meno di una kill con assist. Però ci aggiungi anche il danno strutturale, ci aggiungi anche la pressione di mappa. Sono risorse molto importanti che i Damwon Ki hanno tolto le mani degli avversari, e in questa circostanza dove vediamo la presa dei Damwon Ki sulla partita andare sempre più a stringersi, sempre più a solidificarsi, è molto importante non lasciare che i Condon Freaks possano mettere il piede nella porta per cercare di rientrare in gioco, anche perché stanno un po' loro stessi ritardando alcuni dei loro punti di scaling. Fate non sta andando verso lo Shadow di Rai, per esempio. Zonia, che sappiamo essere un oggetto praticamente core su Swain, ma non core quanto lo è la build che lo richiede adesso. Perdi molto, non tanto danno, ma molta utilità. Luguri non perderà danno, combo di barili stupenda con la terzo barile fantasma. Mi sento di dire, come sempre, la combo facile, tra moltissime virgolette, di Gangplank, ma comunque poi devi eseguirla. E vediamo Luguri essere un maestro in generale di Gangplank. Adesso i Quandong sono sul messaggero. C'è la forma mega di Gnar, quindi forse non vogliono contendere davvero, perché stanno scambiando torre per messaggero, che forse non riusciranno neanche a far dare una testata, visto quanto sono stati efficaci prima i Damwon con le placature ancora in piedi, immagina adesso senza. E adesso dovessi comunque mettere giù una testata, le torri dei Damwon Ki sono ancora in grande salute, quindi non è un messaggero che potrebbe facilmente distruggere una torre. Figuriamoci poi muoversi verso un'eventuale torre interna. Potrebbe questo essere un messaggero che verrà utilizzato per prendere priorità verso un drago. Sì, è vero, ma siamo comunque una testa di draghi, quindi sarebbe semplicemente il secondo drago per i Quandong Freaks, un primo drago della montagna, in una composizione che di base non ha molte resistenze da amplificare. Certo, farebbe loro molto comodo, ma non parti con grandi vantaggi dall'inizio, ecco. Quindi un sacrificio che i Damwon Ki sono, immagino, ben disposti a fare. Infatti, immediatamente evocato, 10 secondi dello spawn del drago, i Quandong Freaks usano questo messaggero per stabilire il loro controllo sulla zona del drago. E Showmaker sembra stia aspettando il pacco, sì, che dovrebbe arrivare da un secondo all'altro. Eccolo qua, puntuale come sempre, e si vola verso la vittoria. Consegna speciale, il corriere ha bussato alla porta della base di Damwon, ma Kin sta bussando sulla testa di Canyon. Boomerang dopo boomerang, forma mega ora raggiunta, due grossi disincentivi al fight, vuol dire che il fight ci sarà comunque. Package contro Gnar, vediamo, perché sull'obiettivo ci sono i Quandong Freaks, forse sono arrivati tardi comunque i Damwon, ed è così, l'obiettivo viene completato, forse vogliono fattare lo stesso i Damwon. Showmaker si fa trovare in avanti, utilizza il package, voleva coprire per Deoclam che sta prendendo la struttura con il Severum, danza attorno alla torre stessa, mette giù il DPS, occhi all'intervento di Canyon che potrebbe arrivare il bis, connette su Deoclam ma viene divorato, utilizzata la caporificazione, le cannonate, eccolo Canyon che trova Kin con il calcio e lo spedisce dritto tra le fauci di Deoclam per essere mangiato. Un'altra uccisione concessa alla D Carry dei Damwon Ki, 100% di kill participation, in marcia verso il suo secondo oggetto che sarà quel conquistatore e il collezionista. Un'ottima risposta da parte di Damwon Ki. Il drago, come appunto dicevo, non è questo gran sacrificio, il drago della montagna da accedere come semplicemente secondo obiettivo per gli avversari. Kin in forma mini ormai non era pronto a reggere un fight, e quindi quello che ottieni è scambi un drago per una torre che già sarebbe di per sé valido, mi sento di dire, con anche quel canyon appostato, i Quandong Freaks trasformano in anche di più. Certo, qualche summer spell usata si è fatta sentire, Ellin ha reagito con il suo flash per portarsi fuori dall'aggressione di Canyon. Purtroppo Kin non aveva lo stesso privilegio, non aveva la stessa possibilità ed è stato la vittima. Ora, Fate ha chiuso la sua zona, c'è bisogno di arrivare a rely per questo Swain. Io personalmente, quanto sia d'accordo che la zona è un oggetto importantissimo, Swain per alimentare il suo salto in mezzo, entro in stasi, quando sto per morire, rigenero ancora di più la vita. Questo, soprattutto se vai di mandato imperiale come primo oggetto, hai bisogno di rely come secondo. Non puoi affidarti sul mandato imperiale che attivi soltanto con la preghiera maledetta e le visioni dell'impero. Sono troppo unreliable come abilità da mettere giù. Totalmente d'accordo da questo punto di vista. Infatti il discorso che cercavo di fare era più sul fatto che la Zonia fosse storicamente un oggetto core, però se hai bisogno di quegli spike esatti è molto grave ritardarli fondamentalmente. Già. Mentre a proposito di spike esatti, Showmaker li ha raggiunti. Showmaker al momento è fondamentalmente full build. Showmaker è gigantesco e non sta neanche rivestendo troppo i panni di carry che gli abbiamo chiesto, perché sta facendo
quasi tutto Canyon a livello di utilità. E poi, se dobbiamo parlare di carry proprio veri e propri, ecco, una partita strepitosa da questo punto di vista. Tanto che possono andare sul barone Nash. Sarei quasi curioso di vedere il grafico dei danni totali, perché secondo me Showmaker sta mettendo giù più danni di quello che sembri, se non altro. Mi sa che comunque Doctam e Nuguri l'hanno principalmente un po' lastrate quelle uccisioni, e Showmaker credo sia ancora, dovrebbe essere, se non altro, il leader per DPS della squadra. Però, senza dubbio, una volta che si entra nel vivo del teamfight, nel meat and potatoes del teamfight, sarà Felios a fare il lavoro sporco. Se ha le buone combinazioni di armi, lui è quello che porta il DPS costante, consistente. Gangplank e Corki possono contribuire con un barile qua, un razzo là, però quando si scende giù a dover bruciare attraverso quegli scudi, quelle guarigioni, quel sustain dei Quantum Freaks, sarà Doctam a ripulire il teamfight più della volta. Totalmente d'accordo. A proposito di Spike dall'altro lato, a proposito di oggetti più che altro dall'altro lato, Kin con un martello da guerra di Caulfield e un cristallo. Mi serve una mano perché ho veramente, faccio fatica di a pensare. Rubino. No, stai di rubino, ok, intendevo. Faccio fatica a pensare all'oggetto che verrà dopo, perché è qualsiasi cosa, ma non sono oggetti che. Ok, non prende anche il Grump, ok? Non sono oggetti che vediamo spesso su Gnar più che altro. Potrebbe essere una mannaia oscura. Effettivamente sì. Mannaia oscura. Vai a sinergizzare un po' con la letalità di Senna. Amplifichi il danno fisico dello stesso Gnar e Xin Zhao. Non ci sono tanti tank dall'altro lato, quindi comunque non la più grande forse utility sul singolo. Alternativamente, non so, effettivamente è un po' insolito. Gnar comunque, sei un po' più abituato anche a vedere dei Gnar che si muovono verso oggetti più tankosi, quasi, una volta completato quel primo mitico. Però dovessi puntare, direi, ma no. Forse parliamo dopo la morte di Kino, che non ingaggiano. Ah, c'era tutto il comitato di benvenuto dei Quando, quindi ok, non può morire Kin, effettivamente Canyon, tu puoi morire, vattene. Non sono ancora abituato al fatto che la mannaia oscura non si faccia con il flagello, quindi non lo accetto ancora parzialmente che ci sia il martello da guerra di Caulfield e non proprio quel flagello, quel fegge da raccogliere l'inventario. A proposito di raccogliere, Showmaker tra poco tornerà in base, stavolta a differenza del fight precedente al drago ha il teletrasporto anche a disposizione per flancare. Eccolo qua il richiamo base che viene canalizzato. 3 secondi lo spawn del drago. Dovrà essere molto molto rapido. Ma stavolta i Damon sembrano essere più presenti sull'obiettivo di quanto non fossero in precedenza e di quanto lo stiano facendo anche quando. A quei tipi che arrivano con il package, sembra qualche da posizionamento in fontana. Sì, c'è la consegna speciale, c'è anche Fate che è arrivato. Showmaker si mostra subito in avanti per cercare di toccare gli avversari con i razzi. Non va a connettere finora, non connette neanche l'ultimo abbraccio di Teddy che sarebbe stato letale. Nuguri inizia a piazzare i barili e potrebbero rispedire indietro Kin solo con queste spell. Il poke prova a far sentire, la situazione è molto tesa. Non stanno davvero bersagliando il drago nessuno dei due team. Canyon è nel pit da solo, Deokdam è nel back con il suo severo, un carico pronto ad essere utilizzato. Vanno ad ingaggiare su Ellim. Canyon va al di là del pit. Ecco il package. Showmaker va in stasi. Il beast però connette, ma solo su Kellyn e Nuguri. La prima kill la trova Showmaker. Le cannonate tagliano il fight ulteriormente. Showmaker va al di là del muro per inseguire Kin. Ecco il flash col barile che però viene tolto dagli avversari. Li piazza un altro Nuguri comunque. E adesso Teddy prova a dare sustain, prova a curare i suoi alleati, prova a piazzare gli ultimi abbracci, ma i razzi di Showmaker si fanno sentire. La grafica ci fa vedere che il DPS stavolta è davvero il suo. E le kill vengono stittate nuovamente da Deathdam e Kellyn. Ma il lavoro di Showmaker, 6.000 danni, è stato gigantesco per filmare questa carneficina dei Damon Kia. Già, Damon Kia sempre più opprimenti, sempre più pesanti a schiacciare quando un Freaks in quella terrazzina della bot lane. Schiaccianti, veramente mi sento di definirli. Ottima esecuzione del fight. Qua l'ingresso di Showmaker perfettamente coordinato con la scadenza della la forma mega di Kin, il DPS di Quantum Freaks che non si può esprimere, un Ellim che viene immediatamente fatto saltare in area, un Fate che ancora non ha quelle importanti spike, non ha lo scettro di Relay, quindi non può neanche portare tanta utility. E poi qua lo vedi in 5 contro 4 con il vantaggio anche del range di quei razzi a spingere Quantum Freaks sempre più a fondo. È stato proprio
Sparare a pesci in un barile. E a proposito di sparare a pesci in un barile, qua Showmaker aveva il tiro al bersaglio più comodo del mondo, perché ha tolto il bulb esplosivo nel picture in picture a Elim e poi l'ha iniziata a sbersagliare con tutto il suo kit. Cerca ancora di pocare via gli avversari, ma il Barone Nashor è stato già completato. Potranno tranquillamente canalizzare il recall da Monchia con tre wave pushate su tre lane con 12.000 gold di vantaggio, un 8-0 devastante sul tabellone. Un 8-0 che lascia veramente poco spazio a dubbi qua. I da Monchia sono scesi violenti nel primo game, tre oggetti ormai per tutti i loro carry, addirittura Nuguri che sta volando verso il suo quarto con una componente già nell'inventario. La composizione dei da Monchia, lo sapevamo, ha un grandissima fonte di minaccia verso quel late game. E i Quantum Freaks purtroppo si sono fermati su questa composizione che può essere estremamente forte, ma non ha molto modo per mettere bastone tra le ruote allo scaling dall'altro lato. E è una composizione che funziona molto bene per punire i team Sinner dell'LCK, i team che amano gettarsi su quei pick da early game che non riescono a sfruttare al meglio, come molto spesso le squadre di LCK fanno, ma la risposta di Damokia qua è stata netta. Nonostante questo di Sin non sia stato particolarmente partecipe dell'early game, non ce n'è nemmeno quasi stato bisogno. I Damokia hanno affidato le chiavi della macchina a Doctam, Showmaker e Nuguri e... Oh signore! Nuguri sta ripagando, assolutamente ripagando tutto quello che gli è stato affidato con questi danni sul barile. L'assedio è proseguito in tutta calma. Giù l'inibitore, il primo di questa partita che viene abbattuto, che firma un vantaggio che adesso ha superato le 13.000 unità d'oro, si avvicina alle 14. Una partita dei Damonkia così non la vediamo da veramente tantissimo tempo. Già, sembra di vedere i vecchi Damonkia qua. Sembra di vedere qui Damonkia che hanno dominato l'LCK per così tanto tempo. Però sembra di vedere questo anche perché purtroppo i Quantum Freaks non hanno offerto molto da loro, ecco appunto, non è stato un early game che ti fa pensare e i Freaks sono qua per bloccare, per fermare questo scaling. Showmaker sta andando verso... Spero di no, spero che quello sia semplicemente l'inizio di una zanna del serpente, sì, potrebbe, perché comunque potrebbe. Troverebbe un buon inserimento contro la Seraphine dall'altro lato, ma comunque ibridizzare su una letalità di un Corki che... Insomma, non sentivo avesse particolarmente bisogno. Anche vero che da questa posizione puoi buildare un po' quello che vuoi e comunque non penso che la tua posizione ne sarebbe compromessa. Però sì, non forse la scelta più efficiente per il quarto oggetto di questo Corki. Tra l'altro, di solito si builda ovviamente la l'idra famelica come oggetto chiave su questo tipo di Corki d'assedio, perché aumenti danni ad area, un sustain gigantesco anche semplicemente con la pistola Gatling quando entri nei fight. Però chi dovrebbe davvero danneggiare Showmaker in questo momento? Tra l'altro anche l'Angelo Custode come terzo oggetto, quindi non ha bisogno neanche di avere quel sustain, è veramente immortale. Adesso evita anche il boomerang di Kin, come se ci fosse bisogno di doggiare anche quella spell. Showmaker penso possa letteralmente buildare quello che vuole in questo momento. Sì, d'altra parte l'hai detto, una volta chiuso quel Luden era sostanzialmente più build. Tutti gli oggetti che arrivano dopo sono semplicemente flavor, sono... Quale tipo di passiva vuoi con il tuo mucchio di statistiche generiche? Per Corki, Corki scala su sostanzialmente tutto. Cioè, l'unica cosa che non ama avere sono oggetti da tank. Occhio, Nuguri però viene travolto da Lugnar, ma divorato istantaneamente da Kellyn. Veglia lunare che non fa abbastanza male a nessuno. L'importante è aver portato in salvo Gangtank, che risponde presente con i barili. Non è il Gangtank da letalità che abbiamo imparato a vedere in PG Nationals nelle mani di Acidi, ma può fare comunque male. Ecco lo Showmaker con i razzi che prova a farsi sentire, chiuso dall'ultimo abbraccio, ma ricaccia istantaneamente indietro Teddy nonostante la cura perde tanto. Calciato via Kin, ci ha messo un attimo Kellyn per fornire un altro assist a Deokdam. E vediamo, perché Kellyn salta in avanti col tuffo negli abissi, la Q connette, prova Kellyn nuovamente a danneggiare Teddy che però deve flashare via. Non scopriremo mai credo quale sarà l'oggetto di Showmaker, perché questa partita sembra essere pronta a essere chiusa in questo esatto momento. Secondo inibitore giù, vogliono anche il terzo. Invece no, torneranno perché c'è un drago della montagna da andare a conquistare. Damone, non vogliono concedere nulla ai Quantum Freaks. Completismo per da Monchia. Chiudere l'obiettivo, priorità numero uno. Chiudere l'oggetto misterioso di Showmaker, priorità numero due. Chiudere la partita, priorità numero tre. D'altra parte, c'erano ancora quattro membri dei Quantum Freaks in vita nella loro base e poteva essere un po' rischioso premere sull'acceleratore, però qua a lodare il gesto tecnico di Kenyon che
salto, for jump, pump. Calcio indietro, sono Gnar in forma mini, appena trasformato di nuovo. Il modo in cui finalmente stiamo vedendo le squadre arrivare a punire uno Gnar sulle sue tempistiche di trasformazione è assolutamente lodevole. Gnar è stato il pick caposaldo dell'LCK per così tanto tempo, forse mi sento dire uno dei pick più piccati nella storia di LCK. E raramente mi capita di vedere squadre individuare così bene le sue finestre di validità. E Kin è stato assolutamente nullificato in questa partita. Una fase di corsia ottima, una fase di corsia grazie anche al primo intervento di Ellen, che lo ha aiutato a esprimersi molto bene contro un Nuguri, per l'appunto. Ma nei fight non abbiamo mai visto veramente uno Gnar. L'unico Gnar che abbiamo visto è stato quello dell'azione precedente, che ha spinto Nuguri verso la squadra dei Condon Freaks cercando di ucciderlo in fretta, ma prontamente divorato da Kellen. Quindi non ci sono mai state veramente opportunità di mettere in mostra la capacità di teamfight di questo campione. Showmaker era tornato in lane a piedi, è andato in base, ha preso il package, ora è di nuovo lì col teletrasporto, prova l'ingaggio quando è un Freaks, ma sono già sul Barone Nashor, Canyon e Deathdam, hanno quasi conquistato Barone Nashor, cannonate che potrebbero liberare l'intervento di Showmaker, che potrebbe andare in avanti a momentare l'altro, ma si accontenta di mangiare i flash avversari. Tra l'altro Showmaker conferma la beta build Serpent's Fang, niente collezionista per lui, ma a parte gli scherzi, contro tutti gli scudi dei Quantum Freaks farà veramente male. Non trova i suoi razzi, non ne trova uno su Mao, a me non era il Red One, ma si è fatto sentire lo stesso il danno che ha fatto sul supporto avversario. Anche la veglia lunare va a segno, sarebbe dell'alba che non connettono su nessuno. Prova l'ascensione demoniaca Fate a lanciarsi al centro, ma scade quella suprema e i Damon avranno ulteriore facile accesso ad un fight se solo volessero prenderlo davvero. Ormai è così semplice per i Damon andare a chiusura di questa partita. Non c'è la ulti di Fate, non c'è la ulti di Teddy. Kin ancora non è pronto alla trasformazione. Non c'è la ulti di Ellen per proteggerlo dai danni esterni, che rendono una frontline assolutamente inesistente. Quando un Freeze sono veramente soltanto uno spiacevole inconveniente sul percorso da Monkey. È come pestare una gomma da masticare. Ormai non c'è veramente molto altro che possa significare la loro aggressione. Doctam si parcheggia sulla botta, ingiusto anche lì, per completismo, per puntare a quel terzo inibitore. Kin in trasformazione, ritorna adesso a forma mini, e questo vuol dire marciare avanti. Tra l'altro intercettato istantaneamente dal Gravitum, i danni si fanno sentire adesso da parte di Deoctam, con l'ultimo marchio di Gravity di Calibrum, prima di cambiare arma, danneggia dalla distanza l'avversario. Elvin si lancia dentro, bloccato, c'è la mezz'ora difensiva, quindi si salverà con quel cooldown appena tornato a disposizione, ma il poke continua da parte di Showmaker, ora senza cariche di Suprema, ma marcia in avanti con mitragliatrice Gatling e non ha nessun problema a farlo. Giù la prima torre del Nexus, proveranno a forzare qualcosa, non neanche possono farlo davvero i Quantum Freaks, stanno guardando la loro base venire abbattuta inermi da tantissime ondate di minion e minion cannone e super minion che stanno arrivando. Il 9-0 potrebbe essere anche il risultato finale. Canyon troverà una kill per mettere la 10, la numero 10, 11, 12 per Fate. No, sarà il prossimo a cadere. No, Canyon! No, salvate Canyon! Si salva Canyon! Si salva Canyon! No, concede l'unica uccisione ai Quantum Freaks. Ma è comunque un 1-0 devastante dei Damon, che chiudono sul 13-1 perché l'ultima kill l'ho vista. Reporta lì, Sin, leader. Dirty Inter. Questa è quella che chiamiamo la doccia in base avversaria. È un game così sporco, dove ti senti veramente sporco e bisogna andare a lavare via i tuoi peccati con il fuoco del laser della fontana nemica. E non si sentiva un po' in colpa, effettivamente, anche perché lui non è che abbia contribuito così tanto a questa partita. Ha avuto dei lodevoli gesti tecnici, però al di fuori di quello è stato un game giocato dagli altri quattro. Non voglio neanche dire gli altri tre, perché Kellen ha avuto una fantastica esecuzione in fase di corsia per portare quell'iniziale vantaggio nelle mani di Doctam. Ma un game dove, sai cosa? La parte un po' più triste, più pesante di quegli attimi finali è che tu dicevi non riescono neanche a provare a fare qualcosa, non provano nemmeno a fare niente, sono lì, le torri del Nexus cadono, non possono rispondere. Il problema è che ci stavano provando. Sì. Ci stavano veramente provando, ma non potevano fare niente. Il loro provarci trovava soltanto muri dall'altro lato, trovava soltanto danni dall'altro lato e non c'era modo di far sticcare nessuna fetta di danno portata di Quantum Freaks. Per ogni skill shot che colpiva un giocatore da Monkia c'erano tre che colpivano un giocatore di Quantum Freaks e ognuno di quei tre toglieva il triplo del singolo trovato dai Quantum Freaks. Mamma mia, Showmaker! Cos'è?
Sporco, cosa sono 41.000 danni e mezzo in 34 minuti? Va bene che è corchi, ma cosa? Wow, è spaventosa. La partita di tutti da Monkia è spaventosa, quella di Showmaker in particolare, da un certo punto in poi veramente non si è più fatto vedere rispetto agli avversari. E adesso inquadrato ovviamente il folletto di da Monkia, giustamente. Ritorno su quello che stavi dicendo, l'ultimo fight. Totalmente d'accordo. Ricordo lo zoom della regia LCK, il momento in cui hanno provato a far vedere l'azione e tutto quanto si è fermato perché Nuguri ha premuto R, ci sono partite le cannonate e stavano morendo sul posto i giocatori dei Kwandong. Sì, sì, non particolarmente piacevole questa partita, questa è di quelli che chiamiamo Gonek. Però è partito tutto dalla fase di corsia, dagli ottimi elementi di Kellim. È partito tutto dal fatto che a conti fatti aveva una composizione che voleva arrivare a un primo secondo getto per poi essere Exodia nei teamfight, ma hai trovato una composizione che se lasciavi liberamente scalare verso il loro secondo terzo aveva troppi danni persino per i Quantum Freaks. Non ha certo aiutato il ritardo nell'ottimizzazione di Fate, non ha certo aiutato il fatto di aver appunto subito un po' quei setback in fase di corsia. Per quanto io sia ancora dell'opinione che la draft di Quantum Freaks è una bella draft, è un bello stile di draft che vorrei vedere giocare da più squadre in LCK, devo comunque sottolineare il fatto che quella dei Damwonkia, se giocata in maniera pulita, non serve neanche una particolare esecuzione meccanica, ma con la consapevolezza dei timer avversari, delle finestre di opportunità avversarie e delle proprie, i Damwonkia non hanno lasciato veramente spazio da esecuzione con Norris. Ogni volta appunto Lognar non era pronto per fightare e Corki era lì davanti a distribuire danni, a zonare ovunque, da qualsiasi obiettivo, qualsiasi avversario. I Damwonkia hanno avuto libero accesso a virtualmente qualsiasi cosa. Vediamo anche proprio le immagini dell'ultimo fight che hanno provato i Kwandong a far scoppiare. L'immagine della morte di Canyon, che anche lui sa di aver commesso un errore. Accenno di no con la testa. Comunque, una piccola sbavatura su un game sostanzialmente perfetto. Non è il perfect game per definizione, perché sono stati due draghi e un'uccisione, ma... Sì. Non ricordo i messaggeri perché ovviamente a un certo punto spariscono, ma credo messaggeri hanno presi Freaks, tutti e due entrambi presi dai Quantum Freaks, quindi anche lì sì, puoi un po' tracciare la linea rossa sul perfect game, però diciamo non è perfect game, poco veramente ci mancava. Esatto. E lo è sembrato, se non altro. Sì. Questo è quello che conta, perché ora si torna su un game 2 dove i Quantum Freaks saranno adesso nel loro boot a pensare: cavolo, pure siamo usciti con i pick che volevamo, abbiamo trovato un po' le nostre combo, ma non è bastato, dobbiamo metterci qualcosa di nuovo per la seconda. E vediamo adesso quindi questa seconda, perché tra poco, dopo la pasta, ci sarà proprio il rematch tra Quantum Freaks e Damwonkia, ma i Damwonkia sul match point sembrano essere veramente inarrestabili. Vedremo se sarà così, oppure ci sarà qualcosa in più da vedere anche in questa serie.